Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi iniziamo un nuovo percorso e vi farò vedere come si incubano le uova di anatra. Abbiamo preso qualche razza un po' particolare, non le anatre comuni, e adesso vi faccio vedere. Allora, ragazzi, queste sono le uova e abbiamo preso queste uova ovviamente da un allevatore, non sono nostre purtroppo, e ne avevamo ordinate 8. E lui ce ne ha regalate due, quindi iniziamo molto bene. Per adesso non vi dico il nome dell'allevatore perché se dovesse andare male io non voglio fare cattiva pubblicità, niente di che. Però se dovesse andare bene l'incubata vi metterò il nome dell'allevatore e dell'allevamento nel video finale dove farò vedere le anatre nate. Quindi iniziamo, abbiamo 2 e 2, 4 uova di anatra forest, grigia e nera, molto bella, mi piace. Poi abbiamo queste due che sono le corritrice mini, che sono quelle dritte come le ho io, ma più piccoline. Poi qui abbiamo due Cayuga, vi faccio lo zoom, due Cayuga che sono quelle nere nere, bellissime anche queste. E infine abbiamo qua, vedete, la B sta a significare Bali, che sono quelle che hanno tipo il ciuffettino in testa e sono veramente molto simpatiche. Bene, ora andiamo ad incubarle e vi spiegherò qualche trucchetto che ho imparato per incubarle. Imparato, diciamo, me le hanno spiegate vari allevatori e per me è la prima volta che incubo uova di anatra e quindi andiamo. Bene ragazzi, adesso ho preparato già l'incubatrice, abbiamo già impostato la temperatura, no, non è vero, è uno scherzo. La temperatura va impostata a 37,7 come le galline e una tolleranza di più o meno 0,2 gradi, quindi è praticamente uguale identica a quella delle galline. L'umidità, usiamo sempre Sirio, che lo andiamo a inserire nelle sue bocchette, e l'umidità la mettiamo un pochino più alta rispetto alle galline che era 50%, qua invece lo mettiamo 55/60%. E ovviamente quando sarà il giorno della schiusa la imposteremo al 70% circa. Poi, dopo 8 giorni, bisogna togliere le uova dall'incubatrice, metterle fuori su un tavolo, lasciarle a temperatura ambiente che deve essere circa di 20 gradi più o meno. Ovvio che non si può mettere fuori quando ci sono 8-9 gradi, che è una cavolata. E si lascia raffreddare 10-15 minuti e poi si nebulizza con uno spruzzino in modo che si inumidiscano. Questo va fatto ogni giorno dal settimo, ottavo, nono giorno fino a 3 giorni prima della schiusa, cioè della nascita. E niente, questa era l'unica cosa un po' più particolare rispetto alle galline. E adesso, grazie alla mia aiutante che è di qua, metteremo le uova dentro all'incubatrice. Allora ragazzi, siccome l'incubatrice è da 8 uova, noi l'andiamo a riempire lo stesso con 10 uova, le andiamo a posizionare sopra, adesso vi faccio vedere meglio, così quando l'incubatrice si muove, vedete qui, così, quando si muove si muovono anche loro e si riesce a far muovere l'interno dell'uovo così che non si attacchi alle pareti del guscio. E quindi mi raccomando, sempre la punta più sottile va verso il basso e la parte più tonda, più grossa, verso l'alto, perché così l'anatroccolo avrà più ossigeno all'interno. Bene, adesso colleghiamo Sirio, che ovviamente avrà bisogno del suo rifornimento d'acqua. Ricordiamoci di mettere il sensore all'interno dell'incubatrice. Bene, in uno dei ganci predisposti. Ecco, qua l'umidità segna 63%, ma è quella esterna. Adesso vediamo quanto ne calcola e noi la impostiamo al, visto che era un 55-60, facciamo 57 più o meno all'incirca.
basta. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e soprattutto spero che questa incubata vada bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ah no, scusate, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!